Telestudio costretta a chiudere presenta ricorso al TAR. Da lunedì buio totale sulle nostre emittenti di Telestudio, TS Live e Idea TV già oscurata. Ringraziamo i nostri affezionati telespettatori e vi auguriamo un buon Natale. Allora, intanto Cesare gli aveva regalato la borsa dell'acqua calda, quella giallo rossa, io sono bianca e celeste, non si può fare. E lei ha messo un carsino su una che è? Un metodo di mia nonna, un calzino sulla bottiglia d'acqua con l'acqua calda, lo sa che c'è, dura di più. Dura di più. Senti Anna, però ti do una brutta notizia. Sputarospo non lo potrai vedere più perché Telestudio, la nostra emittente, chiude. Perché chiude? Chiude perché c'è stata una graduatoria, noi siamo arrivati 22esimi, dopo 35 anni praticamente è come se non esistiamo più. Ma andiamo tutti a casa. Tanto, e tutte queste televisioni che ci stanno, che paghiamo noi a televisione per vedere e porcate che fa quelle dei Berlusconi? A noi ci piace tanto, siamo vecchi e volevamo vedere questa di trasmissione, lo so, però perché se fanno un po' di risate, ha capito? Praticamente dice al governo che hanno rotto e il governo sta là, Lo so che stanno là, però mi vede quale, ha capito? Avete rotto, mandate via televisione dei Berlusconi che c'è sta tutta la propotenza dentro. Senti un attimo. Un ladrocismo c'è là. Una cosa che. E c'è sta il bunga bunga e noi non volevamo vedere, noi che siamo vecchi, c'avevamo una certa età, volevamo vedere il Sputarospo. Perché di ma la verità si carogna. Ma mo che te vedrai quando vedrai, accenderai che non c'è più il canale. E me lo del culo. Vabbè. Sapessi a noi che ci stanno 15 dipendenti che saranno a casa. E poi se io volevo domandare se il mio nipote mo mettevi lì a lavorare. Il mio nipote fa il camera. 15 persone a casa, ma il fatto che Telestudio è una delle prime, è nata proprio 35 anni fa. E allora perché velevano? Perché dicono che non ci rientriamo, non si sa perché, nuove regole. Ma perché? Allora quelle di pretacci ci stanno sempre. Noi non ci saremo più, per cui io mi dispiace tanto, la ecco. Colomba, il prete, e quelli sono più ruffiani del Berlusconi. Senti un attimo, io ti dico solo una cosa che mi dispiacerà a tutte le persone che ci vedevano Sputarospo, che io intervistavo la gente per voi, nonna Annarella. Ho visto sarò in radio come me che vai a vedere a casa, sì, al centro anziani, l'ho vista. Telestudio ha fatto sempre che sociale. Ce la lasciate, perché serve a noi che stiamo vecchi sta televisione, avete capito, signori del governo o chi comanda, ha capito che vi dico? Lasciate la televisione Sputarospo, Telestudio, dovete lasciare perdere, perché per tutti noi anziani, noi è televisione che... No, aspetta, non solo anziani, pure i giovani, guarda. Vabbè, per noi anziani è meglio che per qui i giovani, ma noi altri ci stiamo più attenti a vederla, ha capito? Perché è una televisione intelligente. Senti un attimo, Anna, io mi dispiacerà tanto perché in radio, vabbè, tu mi sentirai... Però ti posso dire che andare a abbracciare tutte quelle persone, dare un bacetto alle persone, parlarci, farli sfogare e fargli dire finalmente quello che volevano dire, mi piangerà il cuore. Sarà sul web, ma lo no, farò no, sul davvero, web. Davvero, ma come faremo? Io lo farò sul web. Mi piace stasera via Daruccia se vedi quello che ho fatto là con Boiardi. Fino a domenica, lunedì già non ci saremo più. Ma mi fa incazzare, per piacere. Per davvero, Anna, ci spengono il canale, chiudono, sipario. Telestudio è nato, c'è stato, dopo 35 anni adesso. Ma scusa, allora quelle che sono uscite ultime che fanno? Quelli potranno stare fino al 17esimo canale. E non so, ci hanno più requisiti di noi, non so con che basi comunque. Insomma, dovete sempre dare la mazzetta se volete stare in piedi con questa gente che sta a governarci. Se non date le mazzette, lì c'è un bar che è stato 3 anni aperto, ma hanno trovato un difetto, lo tengono sempre chiuso, stanno sempre a ricattare. Ha capito? C'avevo sempre le mazzette per in avanti con questi maiali che c'avevamo al governo. Senti Anna, io comunque farò le interviste uguale una volta a settimana per Sputarospo, però andrà sul web. Tu però internet no, non ce l'hai. No, ma mo portarmi più, mo fa per Natale. Internet? Sì, ha quella che va lì. E allora tu potrai vederlo, ma tutte quelle altre persone vecchiettine... Io lo so, no, ma vedi, non ho voluto mai, perché a me tutti questi cavoli no. Ma tu sei fatto proprio perché così poi avete Sputarospo? Certo. Senti, ti posso dare un bacio? Pure due. Addio non te lo dico perché... No, è che addio, noi ci dovevamo vedere. Però Nerone pure addolorato, guardate, riprendete Nerone. Nonna. Guardate Nerone, emozionato. Amore mio, Nerone.
Mandali a quel paese pure te qua. Non gente. Sarà più, guarda, si nasconde. Io volevo far conoscere. Perché sono 17. Ma come c'è, è pieno di doppioni. No, i nazionali sono di più quelli grossi, le locali, ma calcola una cosa, Anna, che nella regione del Lazio ne hanno chiuse 13, praticamente 17 sì e 13 no. In ogni regione di tutta Italia, adesso infatti noi contatteremo pure le altre TV, hanno chiuso altre TV che comunque anche piccole, ma davano lavoro, davano perché la gente a casa si è stufata delle ragazzi, ma sti ragazzi che fanno? Almeno qualcuno lavora pure con queste televisioni piccole. Ma che stiamo davvero a combattere con i matti qua? E bisogna se vanno a lavare il cervello, sa? I ragazzi quando lavorano? Se chiudete pure le televisioni queste piccole. Ma chiudete quelle dei Berlusconi che fanno schifo. E basta. La Rai non la vedi tu? La Rai vedo Rai 3. Perché a Rai 1 c'è sta Pio De Mussolini, non lo voglio vedere. Vabbè Anna, senti, non c'è niente da fare, per cui è inutile raccomandarsi. E andiamo. Ne vedo Rai 2 perché ci stanno i gialletti alla sera. Io vado dove sta la politica. Chiude il sipario, chiude il sipario. Vedevo Rospo e mo che me vedo? A Pecora. A Rospa. Ecco. Senti Anna, io vorrei dirti una cosa. Che praticamente va bene, ci sentiremo per telefono, per radio. Non potrei. Erminia, me l'avvisi tu. Erminia, adesso andrò in onda fino a domenica, manderemo tutte queste interviste così a far lavaggio il cervello. Ma lunedì quell'altro? No. Domani, dopo domani. Dovevamo chiudere a fine mese, invece ci hanno detto, anzi oggi dovevamo chiudere, per cui speriamo che queste interviste possano andare fino a domenica. Speriamo che sia, oh. Perché arriva il messaggio tuo, magari con tutti i politici che ti conosco. Disgraziati, na chiudete, hai capito? Senti, fanno appello pure a Bersani. A Bersani, va chiude questa, che io che me vedo? A te te vedo sempre. E allora fammi vedere pure quello che voglio vedere io, no? Anna, avevamo festeggiato pure le 100 puntate. No, avevamo festeggiato le 100 puntate che io ne esco mai di pomeriggio e quel giorno sono venuta proprio con piacere e per vedere, per farmi quattro risate. E mo che se famo più? E non vanno bene sti lavori, se no damo indietro i tesserini e non paghiamo più la televisione, che ci hanno stufato tutti. Telestudio costretto a chiudere presenta ricorso al TAR. Da lunedì buio totale sulle nostre emittenti di Telestudio, TS Live e Idea TV già oscurata. Ringraziamo i nostri affezionati telespettatori e vi auguriamo un buon Natale.